Dopo due settimane di presidi silenziosi, i lavoratori delle fonderie Pisano di Salerno cambiano strategia, scegliendo gli applausi e i cori contro la magistratura, rea secondo loro di aver fatto perdere tempo prezioso, di aver portato la chiusura all'azienda e ora di aver respinto la richiesta di dissequestro. A pochi giorni dalla decisione del GIP, i lavoratori sono ritrovati al Tribunale di Salerno e stavolta, a differenza del passato, hanno fatto sentire a gran voce il loro dissenso. Un applauso per chi? Per chi secondo noi poteva avere un poco più di buonsenso e decidere diversamente, perché stranamente mentre qualcuno si preoccupa degli operai da richiedere un piano industriale, non si preoccupa del fatto che le lettere di mobilità stanno andando avanti e quindi tra poco non saremo più dipendenti, saremo disoccupati come tanti altri. Un cambiamento di strategia della protesta che potrebbe coinvolgere anche le mogli degli operai che da settimane hanno deciso di affiancare i loro mariti. Da questo momento le parole di solidarietà non ci bastano più. Con le parole di solidarietà noi non mangiamo, non paghiamo le tasse, non possiamo comprare le cose per i nostri figli, basta. È finito il momento di stare ferma incatenata davanti alla fonderia oppure venire qua, andrò a dare fastidio dappertutto, in tribunale, dal prefetto, in comune. Le parole che loro ci dicono non possiamo fare niente, non possiamo fare niente, è vero, non possono fare niente, ma se ci uniamo tutti quanti in un coro e si uniscono in un coro a questi lavoratori tutti quanti per ottenere quello che serve per trovare una soluzione, allora lo devono dire ad alta voce. I lavoratori intanto hanno affidato a delle lettere indirizzate al procuratore Lembo il loro stato d'animo di operai e padri di famiglia. Stiamo facendo ognuno di noi il nostro stato d'animo con la nostra calligrafia, perché siamo arrivati a un punto di non ritorno, che siamo stati condannati per una puzza che non so se si può quantificare, non si può quantificare. Purtroppo adesso quasi tutti quanti di noi, anche i nostri familiari, figure che mio nipote che è il tuo nome, è a scuola, non vorrei andare più, vorrei vedere di portare avanti qualcosa per papà. 30 anni di lavoro nelle fonderie, riassunte appunto in questa lettera, proprio per cercare di far capire cosa significa perdere il posto. Più andiamo, più non è che c'è paura, non è che non è bello, è un futuro, è la famiglia, uno è che ci deve dare. La protesta si è poi ironicamente chiusa con la richiesta di sequestrare Palazzo di Giustizia a causa del cattivo odore, come per le fonderie Pisano, emesso però in questo caso dalle scarpe degli operai.